Giorno di festa per la Croce Rossa Comitato di San Giorgio Canavese per l'inaugurazione di un nuovo mezzo. Oggi abbiamo ricevuto in donazione dalla ditta RJ una nuova macchina che si va a aggiungere alle altre tre che avevamo, anche perché negli ultimi tempi i servizi sono aumentati tantissimo. Abbiamo dovuto appunto lasciare una delle nostre vecchie auto perché ormai per età e chilometri non ce la faceva più, e questa macchina diventa per noi uno strumento comunque indispensabile, perché senza i mezzi non riusciamo a fare i servizi. Con la pandemia il mondo associativo si è fermato, ma non la Croce Rossa, che anzi ha lavorato ancora di più, si è ingrandita. Il periodo della pandemia è stato un periodo strano, periodi in cui i servizi calavano tantissimo, altri in cui aumentavano tantissimo. Abbiamo perso una serie di volontari, qualcuno per paura, abbiamo perso anche qualche amico strada facendo, perché comunque qualche vecchio volontario comunque ci ha lasciato, però per fortuna siamo andati ad aumentare come famiglia, perché comunque gli ultimi corsi sono stati numerosissimi. Abbiamo probabilmente, tutto quello che è successo ha sensibilizzato anche una parte di popolazione. Ne abbiamo parlato prima, i volontari temporanei, perché la Croce Rossa ci ha dato la possibilità di avere dei volontari temporanei, persone che con poche ore di corso comunque sono riuscite a darci una mano incredibile su distribuzione di farmaci, generi alimentari. E col tempo gran parte di loro, essendo entrato a contatto con noi, si è fermato. Per me è un'emozione vedere queste cose, cioè io sono in Croce Rossa da 31 anni, sono entrato che ero un bambino e adesso sono forse più vecchio, e son contento comunque di crescere delle nuove generazioni come in passato qualcuno ha cresciuto me. Per chi volesse adesso entrare nella famiglia del Comitato di San Giorgio? Allora, in questo momento siamo appena ripartiti con un nuovo corso da un paio di settimane, però diciamo le iscrizioni comunque sono sempre aperte. Esiste un portale nazionale della Croce Rossa, Gaia, al quale le persone si possono iscrivere, e da lì riescono comunque a vedere i corsi delle Croce Rosse di tutta Italia. Poi, se per esempio non inizia un corso oggi a San Giorgio, comunque c'è la possibilità di andare in uno dei comitati vicini, e diciamo corsi in ballo ce ne sono sempre.